Ciao a tutti, bentornati sul canale e misteri dell'Egitto con Noviano. Oggi parleremo di questa chiusa, la chiusa vecchia della zona che si chiama Nag Hammadi, che si trova a nord di Luxor. Perché questo ponte è molto misterioso? Perché ancora si controlla, si apre manualmente. Prima di iniziare, come sempre, se volete sostenermi, iscrivetevi al canale. Questa qua è la chiusa vecchia che era stata costruita negli anni 30, durante l'epoca del re dell'Egitto, si chiama Re Fuad. E al nord di questo quasi 3-4 km abbiamo costruito un'altra chiusa. Questa qua, per passare con le nave, ancora si lavora, si fa tutto manualmente, come si vede là in alto a destra. Allora vanno i marinai delle nave e vanno loro a far girare questo qua, che il ponte è alla zona, questa qua si chiama la zona di Abu Tesht. Come si vede, si apre manualmente. Questa chiusa ce l'ha la lunghezza di 80 metri e la larghezza di 16 metri e fa passare tutte le navi famose, navi grandi che partono dal nord al sud, dal sud al nord dell'Egitto. Adesso si apre, che eravamo già arrivati dal nord, poi si passa, poi arriva così, poi dopo di questo si va verso il sud. Adesso già aperto completamente, allora così si può passare. E come si vede, appena siamo già passati, potete vedere che adesso tutto manualmente, come si dice. Allora così abbiamo i marinai, ragazzi della nave, che loro fanno questo, così piano piano sarà chiuso questo ponte un'altra volta. Se una nave va in questa qua, si vede la corrente dell'acqua che è molto forte. Se una nave va tramite questo, allora bisogna andare alla rovescia, al contrario. Allora si va al nord, allora la brua sarà indietro. Si vede tanti lavori, loro stanno facendo in quella maniera, come si vede. Poi piano piano sarà chiuso questo. Questa chiusa è molto antica, molto vecchia. Risale agli anni 30, era stata costruita dal 1928 fino al 1930, durante l'epoca del re Fuad, che era il re dell'Egitto in quel momento. La chiusa ce l'ha 100 aperture quasi, larga quasi ognuna 6 metri. Sul Nilo abbiamo tante chiuse, sia per controllare il dislivello della terra, sia per controllare l'acqua, così non sarà sprecata l'acqua verso il nord, verso il Mediterraneo come una volta. La chiusa più famosa che si sa è questa, quella, la chiusa di Esna, che una volta farò anche un video di questo, di quella chiusa di Esna. Grazie come sempre per essere arrivati fino alla fine di questo video, spero anche che questo vi sia piaciuto. Come al solito, se volete sostenermi e vi piace quello che faccio, lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima!